Buonasera. Buonasera a tutti. Me lo ricordo che era così il racconto nel cassetto, niente meno siamo arrivati all'ottavo anno. Ottava edizione. Il racconto nel cassetto, concorso letterario nazionale organizzato dall'Associazione Ali di Villaricca, il 20 maggio scorso ha concluso la sua ottava edizione con un gran galà svoltosi presso la struttura Villa Holiday di Calvizzano in provincia di Napoli. La serata, presentata dagli attori Marzio Onorato e Patrizio Rispo, ha avuto come momenti chiave le premiazioni di 7 scrittori emergenti che si sono suddivisi un montepremi di 10.000 euro. Nella sezione racconti e romanzi brevi si è classificata al primo posto la salernitana buonasera, Federica Garofalo. Buonasera. Napoli, da Napoli. Salerno. Fratelli. Allora, la motivazione. La giuria ha attribuito il primo premio al racconto Il tamburo della sirena di Federica Garofalo, da Salerno, per la forza narrativa espressa dai protagonisti in un crescendo di orgoglio e umiltà, in cui si intreccia la difficile condizione della donna che combatte una violenza più grande di quella maschile. Seconda piazza per la vicentina Ilva Fabiani con Le lunghe notti di Anna Alruz. E terzi, ex aequo, il trapanese Guido Tobbia con Pietro pescatore di uomini e la genovese Daniela Quartu con La mia bambina. Per la sezione fiabe il primo premio è stato assegnato alla palermitana Francesca Rizzuto, autrice de Il pulcino coraggioso. Secondo l'aquilano Nicola Lancia con La formichina in vetrina. Terzo il fiorentino Alessandro Testa con Storia del tovagliolino Tino. All'edizione di quest'anno hanno partecipato 825 scrittori emergenti provenienti non solo da tutte le regioni italiane ma anche dall'estero. Come sei venuta a conoscenza di questo bando di concorso? Sono venuta a conoscenza grazie a internet. Io voglio chiarire che vivo in California. La selezione delle opere, effettuata in 3 differenti fasi, dal comitato di lettura, dalla giuria popolare e dalla giuria tecnica, è stata curata da docenti, liberi professionisti, intellettuali e giornalisti del territorio napoletano e regionale. Nel corso del galà sono stati anche assegnati riconoscimenti speciali ad Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Enzo Colimoro, presidente regionale del Sindacato Giornalisti, Massimo Milone, caporedattore del TG Rai Campania, Maurizio Fiume, regista del film su Giancarlo Siani intitolato E io ti seguo, e Danai Righetti, studentessa di Villaricca, vincitrice del premio Roberto Landi, mini concorso riservato alle scuole del territorio a nord di Napoli, incentrato sul tema della legalità. Ed ora ecco quanto dichiarato dalla vincitrice Federica Garofalo subito dopo la premiazione. Questo mio racconto voleva illustrare che può esistere un altro rapporto tra i sessi, un altro rapporto oltre quello di dominio, di possesso o di conflitto o di rivalsa, ma di amore. Una parola che oggi è troppo abusata, come un'altra parola che è centrale nel racconto che ho scritto e che oggi è scomodo nominare, la verità. Per quanto concerne invece la qualità dei racconti pervenuti quest'anno, ecco quanto ha affermato Maurizio De Giovanni, componente della giuria tecnica. La qualità dei racconti quest'anno è veramente elevata. Io sono stato molto contento di leggerli e devo dire mi sono divertito, cioè al di là adesso del giudizio tecnico che ho mollato alla terza parola più o meno, cioè non ho più pensato a doverli giudicare, ho pensato a leggerli perché erano racconti veramente molto ben scritti. È stato difficile. Il racconto del cassetto si conferma il miglior premio per quanto riguarda i racconti inediti che ci sia secondo me in Italia. Io sono veramente molto lieto e felice di partecipare. È da notare che tutti i 7 scrittori premiati in questa ottava edizione vedranno i loro manoscritti pubblicati gratuitamente dalla casa editrice 100 autori fondata dal dottor Pietro Valente, il quale ai nostri microfoni ha spiegato il motivo per il quale ha affiancato al premio Ali questo ulteriore strumento di diffusione della cultura. Una volta iniziato a promuovere un concorso letterario, subito ci si rende conto che è necessario avere il supporto di una casa editrice per poter promuovere gli autori che si affacciano al concorso letterario e quindi la 100 autori è stata una logica conseguenza. Ed ancora, sul significato di questo concorso nazionale, abbiamo ascoltato, oltre all'ideatore Valente, anche Ottavio Lucarelli ed Enzo Colimoro. Il significato del concorso è quello di
promuovere il territorio, un territorio che spesso vede fatti di cronaca legati alla mafia, ma sono sicuro che il territorio non è questo. E noi attraverso il concorso letterario vogliamo promuovere questo tipo di attività, un'attività culturale che può far sicuramente onore al territorio. È un premio che riesce a calamitare qui ogni anno giovani da tutta Italia. E quindi noi siamo vicini, saremo vicini, resteremo vicini a questo premio, e per noi è un onore fare parte di questa grande famiglia del racconto nel cassetto. Questa manifestazione in qualche modo come struttura della professione l'abbiamo tenuta a battesimo quando è nata. Poi sicuramente la linea programmatica del sindacato, dell'ordine, sia a livello locale che a livello nazionale, è quella di creare sempre più e rafforzare il connubio tra professione, giornalismo, comunicazione e cultura.